I regali rispetto allo scorso anno sono calati del 20%. Secondo il Codacons, i consumi degli italiani nel periodo prenatalizio, fatta eccezione per gli alimentari e i prodotti high-tech, sono calati a picco. Meno 25% per gli addobbi natalizi, meno 23% per abbigliamento e calzature e meno 10% per giocattoli. Gli italiani quest'anno hanno speso 2 miliardi in meno rispetto allo scorso anno. In media il budget pro capite per le feste non ha superato i 200 euro. I leaders dei consumatori invocano una manovra incisiva sul reddito delle famiglie e delle imprese, basata su due strategie precise: tutela del reddito dei lavoratori finiti fuori dal ciclo produttivo e defiscalizzazione per almeno 1.200 euro l'anno. Conti pubblici in profondo rosso, più di quanto era stato previsto. Il fabbisogno statale del 2008, ovvero il saldo di cassa tra le entrate e le uscite, chiude a quota 52,9 miliardi, quasi il doppio rispetto ai 26,5 miliardi del 2007. Per trovare un dato peggiore bisogna andare indietro fino al 2005. Il ministro Tremonti usa però parole rassicuranti. Si tratta, dice, di dati perfettamente in linea con gli impegni europei. Certo è che la crisi economica ha avuto un peso determinante. La combinazione tra ciclo economico negativo e politiche anticicliche mirate a lasciare e o immettere liquidità nel sistema è uno dei fattori principali che ha contribuito a far balzare il fabbisogno a 52,9 miliardi. Effetto crisi a parte, ci sono poi altri elementi importanti, spiegano dal Tesoro. Sul fronte delle entrate hanno pesato le conseguenze della riduzione degli acconti IRES e IRAP decisi con il decreto anticrisi e l'attenuazione del cuneo fiscale e dell'esenzione dell'ICI per la prima casa. Sul fronte della spesa, a influenzare tale risultato hanno contribuito molteplici fattori. I maggiori rimborsi fiscali, l'anticipazione a favore delle regioni per l'estinzione dei debiti sanitari, i maggiori prelievi dalle amministrazioni locali, il rinnovo del contratto del pubblico impiego e i maggiori interessi sul debito pubblico. A questo punto si attende con apprensione il dato sul rapporto deficit-PIL. E se il fabbisogno ha un impatto importante, ancora più preoccupante risulta la scarsa crescita economica che ne rappresenta il denominatore. In ogni caso bisognerà attendere marzo, quando Banca Italia e Istat avranno definito i conti. Dal Partito Democratico intanto la richiesta di maggiori risorse per quei provvedimenti di sostegno dell'economia che l'opposizione chiede ormai da tempo. Al fondo di tutto questo c'è l'errore gravissimo della manovra di luglio, con l'assurda decisione di cancellazione generalizzata dell'ICI e l'affare all'Italia, due macroscopici errori fatti con l'esclusiva finalità propagandistica.